Shalom a tutti. Quando ci si tagliava i capelli nei tre giorni che precedono Shavuot, prima della vigilia di Shavuot, il Rebbe Rashab non era contento di questo. Perché secondo la legge ebraica non ci si taglia i capelli da Pesach fino a Shavuot. E si può tagliare la vigilia, ma anche i tre giorni che precedono prima, però secondo la Kabbalah soltanto la vigilia, per cui martedì di mattina quest'anno. E se uno approfondisce nell'opinione della Tosafot nel trattato di Shabbat a pagina 89, c'è un Tosafot che parla della Torah, allora capirà che la festa di Shavuot, la festa di Pentecoste, è un momento propizio nei mondi superiori e Dio fa trattiene occupato le forze negative che possono accusare il popolo ebraico, come che Dio non gli dà retta quando si suona lo shofar di Rosh Hashanah e nel sacro giorno di Kippur. E dunque, come che Dio confonde le forze negative che non possono parlare male sul popolo ebraico, così anche nella festa di Shavuot. Shalom a tutti.